Controcorrente, tra le pieghe del quotidiano. Stefano degli Abbati in studio saluta gli ascoltatori dell'appuntamento di Bioetica. Gli adulti di oggi accusano i giovani di mancanza di ideali e valori, di indifferenza e volubilità. I padri sembrano aver miseramente fallito il passaggio di testimoni alla generazione dei figli. Ma il patto tra generazioni guarda lontano, a chi verrà dopo. Potrà la nuova generazione restituire ciò che non ha ricevuto o che le è stato trasmesso in forma ambigua, svogliata, saccente? Queste le parole di copertina del libro di Francesco Stoppa, La restituzione, perché si è rotto il patto fra le generazioni. Ne parliamo con l'autore, psicoanalista, docente per la formazione di psicoterapeuti, che opera in quel di Pordenone. La restituzione, il titolo fa riferimento all'atto con cui in fondo ogni generazione è chiamata a sdebitarsi con le generazioni precedenti per aver ricevuto un mondo che sicuramente è di valori, ideali, di strade tracciate, ma in più in particolare anche per aver ricevuto, grazie a questa trasmissione, in particolare dai genitori ai figli, qualcosa che io ho chiamato il sentimento della vita. È un po' l'idea che, ecco, ci possa essere sempre qualcosa di creativo nella vita di tutti noi. Questo sentimento della vita, nella fattispecie, è proprio qualcosa che passa tra madre e bambino, proprio in una fase prima dell'esperienza del bambino stesso. Restituzione non significa un risarcimento, come dire, ritornare qualcosa al padre e alla madre, ma è qualcosa che ha a che fare invece con il darsi da fare per chi verrà dopo, no? Per trasmettere a chi verrà dopo di noi questi valori e questo sentimento della vita. Quindi un passaggio a terzi, a chi verrà, del senso umano delle cose, se si vuole, del senso della civiltà. Questo avviene logicamente a seconda delle epoche in vari modi diversi. Questo bisogno che la civiltà ha di rivitalizzarsi, di riscoprire il senso dei propri fondamenti, a volte può avvenire anche in termini, anzi perfino preferibile, come è stato per la mia generazione, che avvenga anche a volte anche in termini di rottura intergenerazionale, cioè con lo scontro, con la dialettica, perché questo significa veramente per una società poter rianimarsi, rivitalizzarsi, riscoprire, appunto, come dicevo, i propri fondamenti. Qual è la situazione attuale che lei descrive nei capitoli centrali del libro? Allora, la situazione critica è un po' questa, che, come dice il sottotitolo del libro, perché si è rotto il patto tra le generazioni, c'è stato un atteggiamento degli ex contestatori di un tempo, divenuti genitori, alquanto paradossale, perché loro che erano stati così favorevoli all'apertura, alla rottura, alle nuove esperienze, in realtà, trovatisi genitori con i propri figli, sono diventati dei genitori abbastanza iperprotettivi, diciamo così, no? E hanno cercato di mettere i propri figli in uno stato di felice dipendenza, no? Che non mancasse loro nulla, ma in questo modo hanno anche, come dire, evitato loro degli aspetti reali della vita che invece sono importanti, se si vuole, le ferite della vita, la sofferenza, tutto quello che aiuta a crescere. Questo chiaramente ha comportato che questi figli rimanessero in una situazione un po' di attesa, ecco, di attesa di poter subentrare ai propri genitori, ma questi genitori fanno un po' fatica, come si vede bene dalla gerontocrazia oggi imperante anche in Italia, fanno un po' fatica a passare il testimone, ecco, a concepire il proprio tramonto. Quindi la situazione è divenuta critica proprio perché il patto che prevede che a un certo punto ci sia un passaggio, no? Che anche i giovani possano divenire protagonisti, si è un po' spezzato per la difficoltà dei genitori d'oggi di avere fiducia in un futuro, fiducia che i propri figli possano prendersi in carico il mondo, prendersi in carico le cose. Addirittura all'inizio del libro io dico, esordisco con una frase, insomma, che le persone della mia generazione, cioè gli adulti di oggi, in fondo sono inconsciamente convinti che il mondo finirà con loro, e questa è una cosa abbastanza pericolosa, abbastanza paradossale. E per quello che riguarda invece gli aspetti positivi, quello che ho un po' scoperto scrivendo il libro, con la mia esperienza di terapeuta e molto anche con la mia esperienza di padre di una figlia adolescente, è che in realtà questi giovani invece si stanno riprendendo degli spazi di creatività, degli spazi di criticità, si stanno riavvicinando al sociale, si stanno riavvicinando alla politica, si stanno impegnando, e anche quando fanno propri le insegne della cultura dei propri genitori, in fondo non lo fanno in maniera pedissequa o in una forma alienata, ripetitiva, ma tutto sommato lo fanno in una forma sufficientemente creativa. Rimandando alla prossima settimana per la seconda parte di questa intervista, ricordiamo il titolo del libro del dottor Francesco Stoppa, La restituzione, perché si è rotto il patto fra le generazioni, edito da Feltrinelli.